Ciao a tutti ragazzi, io sono Cocorì e oggi andiamo avanti con un nuovo episodio di The Sims 4. Guardate, guardate chi è finalmente arrivato a casa nostra, che bello! Allora, avevo ripreso a giocare da dove avevamo lasciato, quindi era giovedì sera, erano tipo le 10 e mezzo, quindi ho ripristinato un po' tutti i bisogni, li ho messi tutti quanti a dormire. Adesso è da poco passata la mezzanotte e guardate un po' qui. Chi sta finalmente arrivando a bussare alla porta di Ginevra? Finalmente, ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Finalmente potrò far entrare Ginevra nel culto segreto dell'università. Finalmente, finalmente. Quindi, appena l'ho visto arrivare, ho attaccato subito la registrazione e quindi seguiamo insieme questo momento. Io sono commossa, veramente, ragazzi, sono tipo 20 episodi che sto cercando di raggiungere questo obiettivo, non ci posso credere. E finalmente è arrivato il momento. Allora, vediamo. Io per sicurezza ho sbloccato la loro porta perché non volevo correre il rischio che non si presentasse. Quindi eccolo qui, lui sta entrando in casa nostra, fantastico. Salirà adesso le scale e andrà a svegliare la nostra Ginevra. Gine, svegliati, aspetta, svegliamola, non voglio rischiare che magari se ne vada dopo tutta questa fatica. Quindi sì, lui è arrivato, salve, che inquietudine, comunque c'è una faccia inquietantissima lui. Svegliati Gine, svegliati! È arrivato il momento. Eccoci qua. Quindi, adesso cosa devo fare? Ci posso parlare con questo tizio? Allora, membro della società segreta. Ok, ma io ci posso interagire o cosa? Dai, vieni qui. Vediamo se ci dice qualcosa. Ah, ok, sì, doveva arrivare l'altro, sono in due. Fantastico. Quindi, avete qualcosa da dirmi? No, non andate via, eh. Allora, presentazione amichevole, venite subito qui. Dove se ne va questa? No, no, no. Presentazione amichevole, salve. No, non ve ne andate. Voglio entrare nella setta. Vai a parlarci subito. Ok, forse ce la stiamo facendo. Ok, sì, perfetto. Veniamo in visita per conto di coloro che manifestano il proprio sentito apprezzamento per la tua generosa offerta. Se il tuo cuore è puro, ti invitiamo a unirti a noi ed a prendere i nostri segreti. Ok, no, grazie. Ok, certo, dopo tutta la fatica che ho fatto. Sì, grazie, perfetto. Quindi adesso cosa succede? Ok, vediamo se succede qualche interazione di qualche tipo. Ok, grazie per i brillantini. Wow, e abbiamo una tunica! Evviva! Fantastico! Ginevra è ora membro dell'ordine dell'incantesimo, che bello! È proprio perfetto per lei. Ha ricevuto la maschera e la toga ufficiali dell'organizzazione per lo stato di nuovo membro. No, vabbè, sono troppo felice di questa cosa, ragazzi. Foto. Che bellezza, ti sta anche bene, effettivamente ti dona la tunica, devo dire che è il tuo. Ok, foto, guardate, lei è contentissima, ci ha provato solo per tipo 3 anni ad entrare e finalmente è un degno membro. Avevamo bisogno della cuginetta Diana che ci cucinasse le torte buone. Perfetto. E quindi adesso cosa faccio fondamentalmente? Quindi questi adesso sono i nostri membri, amici della setta, loro tipo vanno via. Magari ci presentiamo anche con... Salve? Sì, salve. Oh mio Dio, cos'è questa cosa? The Gen Z Kimbalaya Zumona Sero. Sì, le vedete Palifa Fipid. queste Oh, cose Shirsha intorno? Cosa Avery. strana. E lui ha fatto tipo una sorta di saluto segreto. Vediamo se c'è qualche interazione specifica. Non mi sembra, però ci sono queste cose intorno mentre parlano, discuti degli interessi. Buena. Oh, Ok, che se noi che cosa sumisa. strana. Exenoi Però non poteva che essere Sussa. il club di Ginevra. Però mi fanno dei rumori Nisti strani, tipo, Vicuna. sono tipo delle Shelsh. fatine. Non lo Chonkavi. so. Ok. Davishu Sì, lui si è un po' tipo Kanumi. scocciato, va bene. Zamona Allora, Sero. comunque, a questo punto, a parte le fatine che volano, va bene, dovremmo aver sbloccato nelle organizzazioni delle altre cose, in teoria. Ci saranno degli eventi? Sì, esatto. Oh, finalmente. Quindi io li posso anche visualizzare. Sì, l'ordine dell'incantesimo, fantastico. Allora, leggiamo.
Il segreto degli spiritelli è stato gelosamente custodito per generazioni. È un dono vero e proprio. Ah, ok. Questi sono gli spiritelli, quindi va bene. Quindi sono loro tipo che ci danno buon auspicio allora sulle cose, va bene. È un dono vero e proprio da svelare solo con la loro approvazione. Tributa agli spiritelli rispetto o dolci. E saranno ben lieti di ricambiare il favore. Snobbali e le cose potrebbero mettersi non altrettanto bene per te. Quindi vediamo quali sono gli incarichi. Allora, offri del cibo all'altare esoterico, offri un metallo all'altare esoterico, offri un cristallo all'altare esoterico. Raggiungi le aree esoteriche e fai un'offerta con un cristallo per mostrare la tua fedeltà agli spiritelli. L'altare esoterico sarebbe quello che è presente, tra l'altro, in questo quartiere dove siamo adesso, che è quello vicino al castello, ragazzi. L'abbiamo visto proprio all'inizio, inizio. E ci sono anche degli eventi, ovviamente, dell'organizzazione. Quanti sono? Sono uno, due, tre eventi, ok. Allora, uno sarà questo venerdì, perfetto, lo facciamo subito in questo episodio, assolutamente. Il rito celebrativo degli spiritelli. Il luogo sono le aree esoteriche di Gibbs Hill, mi sa che loro si ritrovano sempre lì. Celebra l'approvazione degli spiritelli con una congregazione all'insegna della generosità reciproca e dell'allegria. Controlla se godi della benevolenza degli spiritelli o se si sentono trascurati. Ok, quindi ci andiamo subito poi a fare questa cosa. Poi sono tutti uguali, sono tutti i riti celebrativi degli spiritelli e dicono sempre la stessa cosa. Quindi ce n'è, i ritrovi sono il venerdì, la domenica e il mercoledì, sempre dalle 10 alle 2. Ok, perfetto. Quindi ci andiamo sicuramente a vedere questa cosa. Quindi rimaniamo all'università, facciamo tutto e poi la sera, venerdì sera, andiamo sicuramente a questo rito, lo voglio assolutamente vedere. E sono troppo felice di questa cosa, ragazzi, veramente, sono troppo contenta. Quindi, e vediamo, poi sono curiosa di vedere quelli che sono i premi quando poi avanziamo di livello. Allora, intanto vediamo quali sono i vantaggi adesso. Come nuovo membro dell'Ordine dell'Incantesimo, Ginevra dovrebbe assicurarsi di fare offerte, badare al giardino degli spiritelli e partecipare agli eventi. Il grado di Ginevra le è fruttato quanto segue: toghe dell'Ordine di grado 1 e maschere dell'Ordine. Ah, quindi abbiamo anche la maschera. E dove ce l'abbiamo nell'inventario? La posso indossare? Devo andare nel cassa a vedere questa cosa, ragazzi. Però no, non vedo maschere o cose particolari in realtà. Quindi non lo so, o la indossa quando si va al raduno, perché anche nei cappelli non c'è niente. Però loro ce l'hanno la maschera, a meno che non sia nel trucco. No, però non c'è niente di particolare. Quindi no, magari a meno che aspettate non sia nei vestiti, perché esatto, c'è la toga, però la maschera non c'è comunque, ragazzi. Quindi non lo so. Allora, sono curiosa di vedere se ai raduni si mettono in automatico le toghe oppure no. Quindi questo lo vediamo, se no glielo assegno io come abito quotidiano nel caso. Però no, non mi ha sbloccato cose particolari, ragazzi. Maschere non ne vedo, quindi niente. Comunque usciamo dal cast. Sì. Va bene, comunque, mandiamo tutti a nanna, facciamo passare la nottata e ci vediamo l'indomani mattina, andiamo ai corsi, eccetera, eccetera. E poi non vedo l'ora che arrivi la sera per andare a questo rituale. Sono curiosissima, va bene. Comunque, il luogo del ritrovo, ragazzi, sarebbe. Vabbè, lo vediamo di giorno, è tutto buio, non si vede niente. Lo vediamo durante il giorno. Ci vediamo l'indomani mattina. Allora, ragazzi, si è fatto mattino, i nostri ragazzi sono andati tutti già a lezione, avevano tutti lezione alle 8 e stanno tutti prendendo appunti. Arti invece si è alzato di buon mattino, è già andato a fare un bel po' di jogging in giro per il quartiere. Ora si sta facendo una bella doccia e poi quando rientrerà a Ginevra faranno una bella colazione insieme, insomma, passeranno un po' di tempo insieme. Approfittiamo anche per fargli prendere un po' di tempo da dedicare a loro, insomma, visto che con Arti dobbiamo un pochino adesso rallentare con i ritmi, ecco. Allora, i ragazzi sono tornati da lezione. Allora, Rory è andato bene, Diana è andata bene, Lidia è andata bene e Ginevra è andata bene, perfetto, bravi i miei ragazzi. Allora, Ginevra per oggi ha finito con le lezioni, mentre Diana ritorna alle 13:30, Rory alle 11:00. E Lidia alle 13:30. Ok, visto che loro sono già in pari con i compiti, gliel'ho fatti fare durante il primo mattino mentre non registravo, direi che potete anche cominciare a lavorare anche voi ai vostri compiti universitari. Quindi vi cambiate i vostri abiti e
E con Diana cominciamo a lavorare alla tesina. E in effetti non gli ho comprato un computer a loro, quindi sarà il caso di comprarglielo. Allora, comunque dicevo, con Diana, quindi ci mettiamo a lavorare alla tesina un pochino, quindi facciamo università, attività universitaria, tesina per la sessione. Quindi scrivi una tesina di masticare amaro, affinare il palato per la sessione. Invece con il rosso orario, se non ricordo male, dobbiamo fare due presentazioni invece che tesina e presentazione, vero? Presentazione e presentazione. Quindi cominciamo a lavorare alle nostre presentazioni fondamentalmente. Quindi mettiamo il tabellone, magari dobbiamo anche tirare sul letto, perché se no non possiamo mettere il tabellone. E con Diana ti cambi d'abito. Dunque, tu la tesina l'hai già rifinita, quindi nel mentre che aspettiamo di andare a lezione, cominciamo a lavorare alla presentazione anche con te. Mettiamo il tabellone qui così e cominciamo a lavorare alla presentazione anche con te. Invece, con Ginevra, oggi siamo praticamente liberi. Ti metti i tuoi abiti quotidiani, vieni su in casa, anzi ti teletrasporti direttamente. E facciamo, no, non ti puoi teletrasportare perché sei già qui, va bene, allora vai qui e facciamo colazione insieme con Arti. Quindi non abbiamo cose da colazione in frigo, non abbiamo niente di dolce, quindi possiamo fare anche un pasto veloce, va bene. Te fai una bella colazione salata, fai un tramezzino al prosciutto e formaggio, invece la nostra Gine si mangia uno yogurtino. Ok, allora Rory, tu nel frattempo il letto me l'hai tirato giù, non ho capito perché vi siete fermati. Quindi dicevo, con Rory possiamo cominciare a lavorare sulla nostra presentazione. Quindi ci mettiamo qui e mi fai raccogli le informazioni. Perfetto. Allora, Gine, siediti pure qui e chiacchiera un pochino con Arti. Su, state un pochino tra di voi, vi prendete del tempo per voi. Facciamo delle interazioni amichevoli, facciamo una conversazione profonda e parlate insomma un po' tra voi e di voi e fate anche un po' di interazioni romantiche. Perché vi dovete alzare? Perché vi dovete abbracciare probabilmente, credo. Sì, esatto. Ah, mi date il bacino, che carini. Ora però sedetevi a parlare per favore, grazie. Sì, perfetto. E dai, fate anche un po' di interazione romantica, assolutamente. Nibs, Alcha, Facciamo Skooma, un complimento per Sharp, Clark, l'aspetto. Nibs, Te Siwa, puoi Cream. fare, manda un bacio e flirtate anche un pochino. Prendetevi un po' di tempo per voi. Rory, devi andare a lezione, vai a lezione. Bravi, che cari. Che bello, è fuori, sta nevicando, che bella atmosfera, anche un po' romantica se vogliamo. La nostra Diana sta lavorando e la nostra Lidia stanno lavorando, perfetto. No, Lidia in realtà si è fermata perché mi è già finito. Diana mi ha raggiunto il livello 10 di cucina lavorando alla tesina, perché mi stava sviluppando la cucina lavorando alla tesina. Quindi ho imparato le ricette del pollo arrosto e del pasticcio di tonno. Ottimo, quindi ora dobbiamo lavorare sulla cottura al forno e sulla cucina gourmet. Molto bene, comunque Lidia, tu mi hai finito qui, non mi è arrivata neanche la notifica della presentazione. Fammi vedere. No, infatti non mi è arrivata neanche la notifica, quindi rifinisci e organizza perché sarà di qualità scarsa, infatti, quindi rifinisci e organizza. E Rory, tu mi prendi appunti, assolutamente. Quindi noi ci concentriamo sui nostri piccioncini, perfetto. E dai, prendetevi anche un po' di tempo per voi. Venite qui e fate un po' di interazioni romantiche. Finalmente potete fare un po' di interazioni romantiche. Fate siediti e chiacchiera qui, mettetevi sul divano e recuperiamo un pochino di romanticismo con questi due. Anche perché loro sono in effetti una coppia molto passionale, quindi hanno un po' sofferto nel dormitorio a non poter comunque interagire di più in maniera romantica alla fine. Quindi amoreggiate un pochino. Finalmente da soli e potete godervi la reciproca compagnia. Bravi, perfetto. Fai anche accoccolati, guarda nel profondo degli occhi, fate proprio i piccioncini, finalmente soli. Senza Lidia che si scandalizza, che fa sempre il terzo incomodo. Ok, Rory mi è rientrato. Perché sei imbarazzato? Violazione della privacy. Anche Diana.
Chi avete violato la privacy? Chi avete visto? Che vi è successo? Cosa mi sono persa? Cosa mi sono persa? Non lo so. Vabbè. Comunque, Rory è finito con le lezioni, invece Diana ci va tra poco, quindi caro, tu vieni pure qui a lavorare alla tua presentazione e praticamente vi scambiate. Poi con loro ragazzi invece, insomma, daremo spazio anche a loro. Al loro lato, diciamo, romantico, e insomma, non vi voglio spoilerare, però diciamo che nel prossimo episodio ci concentreremo proprio un pochino sulla loro relazione romantica di questi due piccioncini. Quindi, allora, Diana, te magari ti puoi Oh, anche prima. fermare, tanto vai a lezione adesso, e Lydia sta continuando a lavorare. Perfetto, molto molto bene. Voi siete qui, bravi. E io direi, ragazzi, visto che è praticamente da quando loro, al loro tempo, tipo ai tempi che erano ancora adolescenti, fecero la loro prima scappatella giù nell'antro segreto di Ginevra, quando ancora loro si vedevano a distanza, è da allora che non fanno più scappatelle, fichi fichi. Direi finalmente a questi due di far fare anche il loro fichi fichi da adulti, da giovani adulti. Quindi mettiamo giù il letto. E gli facciamo fare fichi fichi finalmente. Poverini, per tutto questo tempo hanno dovuto dormire separati e quindi ora si possono giustamente godere un po' anche di intimità. Anche perché tra lezioni, drammi vari, insomma, non c'è mai tempo per stare loro due un po' da soli, in effetti. Quindi ora finalmente possono anche prendersi un po' di tempo per loro. Quindi dai, fai fichi fichi con Ginevra, ok? Ragazzi, non mi fa fare fichi fichi sul letto, non capisco per quale motivo. Ma ragazzi, è un mistero. Non mi fa fare fichi fichi sul letto. Vabbè, allora sapete che vi dico? Facciamo nella doccia. Tanto loro comunque il loro primo fichi fichi l'hanno già fatto e almeno vediamo anche questa interazione che ancora dobbiamo vedere insieme. Che Ma neanche voglio nella fare? doccia. Allora c'è qualcosa che non va però, eh? C'è qualcosa che non va negli spazi. Probabilmente avete bisogno di spazio per fare l'interazione prima. Allora proviamo, metti su il letto. Bene. E adesso proviamo. Fai fichi fichi con Ginevra. No, cioè, non capisco dov'è il problema. No, ora sì. Aspetta, no, allora voglio vederla con Arti l'interazione. Ok. Comunque questa cosa del letto non la capisco. No, non riuscite a entrare nella doccia. C'è una maledizione, ragazzi, non riesco a fargli fare fichi fichi. Non ci posso credere. Perché anche qui non c'è abbastanza spazio, maledette tiny house. Maledette tiny house. Dobbiamo trovare una soluzione. Allora, ragazzi, secondo me il problema è che non hanno abbastanza posto per fare interazioni romantiche quando è giù il letto, quindi ho provato a togliere una sedia e vediamo se adesso riescono, perché è veramente ridicola questa cosa. Sì, ok, avevano bisogno di spazio per fare questa interazione. Fantastico, forse ci riusciamo. Vi prego, sì, ok, ce l'abbiamo fatta. 3 ore per fargli fare fichi fichi, veramente. Bravi ragazzi, ve lo siete guadagnato. Che faticaccia. Vedete, per loro non è il primo fichi fichi perché avevano già fatto comunque la scappatella. Però diciamo che il loro primo fichi fichi da adulti e da giovani adulti più o meno indipendenti, insomma, diciamo. Va bene, lasciamoli soli. Mi sembra comunque che stia andando bene, bravi ragazzi. Comunque, nel frattempo hanno fatto a tempo Diana e Lidia ad andare a lezione e anche a tornare da lezione in tutto questo. E quindi ora ci prendiamo un po' cura anche di loro. Ok, perfetto. Direi che il fichi fichi è andato bene. Bravi, fatevi anche un pisolino, ci sta. Ok. Dunque, tesoro Lidia, allora vienimi su a casa tua. Vieni qui. Allora, con la presentazione come andiamo? A che punto siamo? È ancora normale? Allora, direi che la possiamo rifinire. Hai anche bisogno di mangiare e di divertirti un pochino, però no, voglio farti finire un attimo la presentazione. Quindi ti metti i tuoi abiti comodoni e vieni pure qui a rifinire e organizzare. Invece, Diana, cara, te puoi anche venire qui.
Tu avresti anche un po' fame, avresti bisogno di divertimento e anche Rory hai bisogno anche di idratarti, hai fame, hai bisogno di divertimento. Allora tu ti fai una bella doccia, sicuramente. Te, Diana cara, vieni pure qui e mi finisci anche tu di lavorare un pochino alla tesina, così andiamo avanti, ci avvantaggiamo un pochino e poi il fine settimana siamo più tranquilli anche per divertirci un pochino. E invece con il nostro Rory continuiamo a lavorare sulle presentazioni, dai, quindi rifinisci e organizza. E ci godiamo questo pomeriggio di studio, questo venerdì pomeriggio di studio e poi almeno così il fine settimana, insomma, facciamo altre cose. Tra l'altro è freddo, guardate fuori come nevica, quindi è il clima ideale per stare a casa, per concentrarsi sullo studio, sulle proprie attività. Allora, la nostra Lidia ha finito, perfetto. Quindi questa poi la possiamo andare a presentare ormai il lunedì perché non siamo più in tempo. Invece la tessina, volendo, la possiamo già presentare perché se non sbaglio era già di qualità eccellente. Fatemi vedere, tessina per la sessione, modifica, qualità straordinaria. Quindi la tessina la possiamo già presentare. Così almeno con Lidia questa attività l'abbiamo finita. E poi a questo punto ti puoi anche divertire un pochino. Come si diverte la nostra Lidia? La nostra Lidia si diverte sviluppando altre attività e leggendo per sviluppare altre attività, ragazzi, perché io, siccome già mi preparo per mandarla nella giungla, voglio affinare alcune abilità che ancora sono un po' bassine. Allora, sul carisma siamo alla grande, sulla forma fisica siamo a livello 5. Tra l'altro potremmo fargli fare anche riprendere un po' di attività fisica con la nostra Lidia. Magari gli facciamo fare un po' di allenamento in casa, visto che adesso c'è la neve, fa freddo fuori. E invece quello che vorrei tirare su è il giardinaggio, con la logica anche siamo messi benissimo, siamo a livello 7, la manualità e la pesca, che sono abilità che ci servono per andare a esplorare la giungla. Con ricerca e dibattito anche siamo a livello 7, un ottimo livello. E per quanto riguarda la gita del dibattito, non abbiamo in questo momento eventi particolari. Domattina la facciamo partecipare al dibattito decisivo. Quindi io direi di acquistare libri. Acquistiamo un libro di giardinaggio. Abbiamo qui una bellissima libreria. Quindi facciamo acquista libri, abilità e cominciamo a tirare su un pochino il giardinaggio. Non vado a coltivare le piantine perché quelle le lascio ad appannaggio di Rory e di Ana, per le loro abilità, quindi a lei faccio leggere i libri così si diverte e mi sviluppa le abilità. Abbiamo anche ancora il manuale dello scautismo, allora me l'ha messo, mi sa, nella libreria. Ok, leggi Giardinaggio volume 1, acqua, luce e terra, ti siedi qui sul divano così ti diverti e ti svaghi, poi verso l'ora di cena ti facciamo anche mangiare un boccone. Allora, la tessina me l'hai presentata, vero Gioia? Sì, perfetto, quindi con questo siamo a posto. Loro li facciamo andare avanti, che belli che sono tranquilli, magari vi accendete anche un po' di musica che vi fa compagnia mentre vi dedicate alle vostre attività. Mettiamo un po' di musica cantautore, dai, che vi concilia un pochino. Anzi no, mettetevi un po' di musica romantica perché voi siete due romanticoni. Sì, dai, facciamo musica romantica, ci sta. Ecco qua, perfetto. Direi che è proprio perfetto, che vi concilia la concentrazione. Oh là, che rilassante. Bravi, studiate e lavorate. Che carini, oh, che bellini. Allora, voi due invece, allora, Arti ancora va bene, basta dormire Arti, direi che ci possiamo anche svegliare. Dai, alzati pure, bravissimo. Tiriamo anche su il letto. Quindi metti su il letto. Allora, direi che allora, ancora un po' prestino per l'ora di cena, però con Ginevra cominciamo a prepararci perché alle 10 abbiamo il nostro raduno. Quindi magari cominciamo a mangiare un boccone, prendiamo un po' di avanzi. Allora, vediamo un pochino cosa abbiamo. Mangiamo gli avanzi dell'arrosto a corona e rimettiamo la sedia. Ma ditemi voi che cosa dobbiamo fare per poter far vivere una vita decente a questi poveri ragazzi. Te, Arti, come stai? Te non hai particolarmente fame, va bene, allora ti siedi e chiacchieri un pochino con la tua Gine. Oggi passate un po' di tempo insieme. Ok, bravi, chiacchierate un pochino insieme. Perfetto. E fate ancora un po' i piccioncini. E anche voi vi ascoltate un po' di musica perché no che vi fa compagnia, quindi accendiamo. E
Con voi invece ci ascoltiamo un po' di musica alternativa, dai. E anche la nostra Lidia si ascolta un po' di musica questa sera, serata casalinga per loro ragazzi. Quindi con te invece riproduciamo musica blues. Ok, ognuno ha il suo genere. Mentre finisci di leggermi il libro di giardinaggio, come va? Mi stai quasi raggiungendo il livello 2 e vedete che lei si diverte leggendo, così ottimizziamo un po' le cose. E anche te poi ti mangi un boccone, cara. Allora, apri il frigo e te ti prendi i tagliolini invece. E continuami anche a leggere poi, me lo rileggi, così andiamo avanti un pochino con le abilità. Voi avete finito, vero? Allora, Rorite, hai finito? Allora, Rorite, hai finito? Che bella presentazione, accidenti! Qualità eccellente, bravo Rory, bravissimo! Allora, guarda, fai una cosa, vieni qui e chiedi un parere a Diana. Chiedi un parere a Diana. E gli chiediamo appunto cosa ne pensa della tua presentazione. Allora, tesoro, cosa ne pensi del mio lavoro? È bella? È bella? Vediamo cosa ne pensa Diana. Vediamo cosa dice. E gli dirà: sì, tesoro, sei stato bravissimo, assolutamente. Che perché è veramente figa questa tesina, ragazzi, questa presentazione. Precisissima su cos'è costruire con le cellule. È molto ordinata, mi spiace. Bravo il nostro Rory. Vediamo. Allora, lui è fiducioso, quindi sì, ovviamente Diana l'ha incoraggiato. Parere ricevuto, ma certo, ora è tutto chiaro. Rory ha ritrovato l'ispirazione per realizzare la migliore presentazione possibile, ovviamente. Bravo, dagli un bacino sulla guancia, che è stato bravissimo. È stato bravissimo il tuo Rory. Oh, cari. Ok, direi che basta studio, è il momento anche di godersi la serata, è venerdì sera. Fatemi vedere con la tesina però che punto è Diana, perché non ho visto poi alla fine cosa ha fatto. No, dovremo lavorarci ancora perché è ancora di qualità scarsa, va bene, non importa. Però adesso ceniamo, mangiamo, ci ristoriamo un attimo perché insomma è anche venerdì sera e ci godiamo anche un po' la serata. Siamo belli pigiamati, tutizzati, belli comodoni. Anche te, Rory, mettiti il tuo pigiama così proprio comodo per stare in casa e mangiamo qualcosina, prepariamo qualcosina di buono. Facciamoci qualcosa di fresco e magari possiamo infornare qualcosa, così sviluppiamo l'abilità di cottura al forno. Vediamo se c'è qualcosa di salato che possiamo infornare per fare cena. No, in realtà no, sono tutte cose che possiamo preparare. Questa torta di patate dolci è molto interessante. La facciamo per colazione, però allora no, prepariamo un pasto da gourmet. Così sviluppiamo l'abilità di alta cucina, visto che siamo ancora a livello 3. E stasera facciamo. Ah, abbiamo sbloccato diverse cose adesso, eh? Quindi io farei salmone in crosta di erbe, visto che abbiamo anche le erbe. Facciamo questo bel manicaretto e facciamo sempre formato festa, così nutriamo anche gli altri, come sempre. E te intanto continua a chiacchierare, continua a flirtare, ancora in una relazione altissima. Fate una conversazione profonda e ci godiamo questa serata casereccia con loro. Che belli, che carini. Il computer lo tiriamo via perché sennò poi non potete mangiare. Ok, Lidia è qui, perfetto, che si gode la serata, quanto relax. E voi avete fatto, vero? Allora, Gine, te stai guardando la finestra perché sai che è giunta l'ora. Chiaramente, allora, lei ha raccontato ad Arti questa cosa del culto e gli ha detto: guarda, però purtroppo non ti posso portare perché mi hanno detto che è una cosa super segreta, quindi neanche avrei dovuto dirti nulla, quindi questa cosa la devo fare da sola. Quindi, niente, il nostro Arti questa sera si godrà una serata, insomma, più casalinga, tranquilla. Magari adesso hai fame anche tu, quindi ti mangi anche tu un boccone, quindi starà qui a rilassarsi un pochino, una volta tanto un Arti in versione casalinga e non festaiola, insomma. Anzi, visto che ci sei, puoi anche fare una bella cosa. Anche te ti acquisti un bel libro, ti acquisti un libro di logica. Penso che poi sei già a un livello 2,
E te lo cominci a leggere, così almeno vai avanti anche tu con l'abilità di logica e ti applichi un pochino, perché lui è sempre focussato e quindi adesso, insomma, sta cercando di portarsi avanti per ricominciare la prossima sessione a modo. Quindi leggi Logica volume 2, La ragione alla ragione. Più che altro gli serve per la carriera calcistica, non per altro. Comunque, con la nostra. Allora, aspettiamo che Diana finisca di cucinare, così almeno loro li mettiamo a mangiare, e poi andiamo all'evento dell'organizzazione con la nostra Ginevra. Li lasciamo qui a fare cose. Vai, Diana. Vediamo questo bellissimo salmone. Oh là, perfetto. Quindi brava, prendi una porzione, anche tu, caro, mi prendi una porzione. Magari mangiate qui, vi mettete a sedere qua sul divano e vi guardate un bel film, insomma guardate la TV insieme, anche semplicemente non c'è bisogno di guardare sempre i film. Quindi con la nostra Ginevra ci cambiamo d'abito, mettiamo anche gli abiti per il clima freddo perché penso che dovremmo stare fuori, quindi mettiamo cappottone e andiamo a questo evento. Quindi esatto, è in corso, quindi facciamo direttamente vai all'evento. Andiamo da soli e in teoria dovremmo incontrare lì i membri della congrega. Ok, quindi siamo al pub di Pepe, ma in realtà non è al pub di Pepe l'evento, perché si tiene vicino al castello. Allora, il castello è qui, è bellissimo, ma anche finto, mentre l'evento della congrega dovrebbe essere praticamente qua dietro. Esatto. Dove infatti, guardate, già ci sono tutti radunati. Ok, ci sono dei funghi, ci sono cose. Quindi, cara, vieni qui, c'è Crisantemo Silvestre, ok? Quindi noi dove siamo? Siamo qua giù, che effettivamente è all'aperto nel nostro quartiere, quindi potevo anche direttamente teletrasportarmi, però va bene, era giusto per fare questa interazione. Quindi vieni qui e ti teletrasporti, così subito stupisci con gli effetti speciali i membri della tua congrega. Qui vediamo già gli spiritelli e ora vediamo tutte le interazioni che si possono fare. Quindi tutti fanno le offerte emotive praticamente. Ok, si è direttamente. Oddio, Gine, dove sei? Ah, sei tu. Ah, ok, quindi lei si trasforma direttamente. Bellissima, sta già tipo iniziando facendo il saluto segreto. Ok, bellissimo, salve. Adoro. Quindi, oh mio Dio, abbiamo sbloccato un sacco di interazioni. Allora, comunque, la cosa che dobbiamo fare è fare offerte all'altare per aumentare qui di livello. E poi la spiegazione qui è celebra l'approvazione degli spiritelli all'insegna della generosità reciproca e dell'allegria. Controlla se godi della benevolenza degli spiritelli o si sentono trascurati. Quindi allora ci presentiamo a tutti quanti, così almeno conosciamo i membri della nostra congrega. E poi cominciamo a fare un po' di domande. Facciamo: chiedi come rendere felici gli spiritelli, chiedi della missione dell'ordine dell'incantesimo e chiedi il motivo dell'ingresso nell'ordine dell'incantesimo. E poi vediamo se possiamo fare altre interazioni. Quindi in teoria ci fanno anche lo spiegone. Fantastico. Sì, ma non siamo tutti pazzi, è tutto perfettamente normale, va tutto benissimo e noi siamo delle persone assolutamente normali. Ok, sì, sono bellissima. Che bella! Va bene, allora vediamo un po' cosa ci dicono, eh? Vediamo un po' le spiegazioni che ci danno. Ok, vediamo un po' cosa ci dicono. Allora, godrai della benevolenza degli spiritelli se contribuirai a curare le loro piante sacre o se tributerai loro le offerte che prediligono. Si fanno inoltre sempre qualche bella risata, ascoltano di nascosto le conversazioni romantiche, buffe o maliziose dei Sim, veramente. Oddio, quindi origliano anche. Va bene. Poi gli spiritelli. Quindi questa era la prima domanda, la seconda. Questa è l'origine dell'ordine, credo. Gli spiritelli furono maltrattati dal loro primo amico umano, colui di cui si fidavano più di ogni altro. Ci volle loro molto tempo per recuperare la fiducia in noi. La missione dell'ordine dell'incantesimo è proteggere gli spiritelli e mantenerli felici. Ok, fantastico.
Ho aderito perché mi ritrovavo con un surplus di prodotti da smaltire in fretta. In quel momento non mi rendevo conto che la cosa avrebbe richiesto un impegno a lungo termine. Comunque sia, è un gruppo di cui è bello far parte. Ok, quindi chiediamo anche a qualcun altro. Vediamo se ci sono o no. Le interazioni che possiamo fare sono queste. Quindi chiediamo anche a lui chi è il motivo dell'ingresso nell'ordine dell'incantesimo. Allora, questi funghi non ci si può fare niente. Quindi dobbiamo raccogliere le piante. Allora, innaffia di qualcosa di edificante. Di qualcosa di edificante, vediamo. Allora, lui dice: la mia famiglia ha servito gli spiritelli per generazioni. È nostro compito proteggere e farli sentire a loro agio. Ok, quindi lui è un membro esperto. Ok, sta dicendo qualcosa di edificante. Va bene. Questa cosa sì, sto guadagnando punti nel frattempo. Quindi, chiediamo il motivo dell'ingresso. Voglio sentire un po' tutti. Ok, stiamo guadagnando punti, fantastico. E poi dobbiamo fare delle offerte, però dobbiamo offrire roba di qualità buona. Quindi, cos'è che dobbiamo offrire? Offri cibo, metallo, cristallo. Allora, noi qualcosa dovremmo avere ancora che avevamo acquistato, sì, ancora quando eravamo nel regno della magia. Sono tutti di rarità comune, però proviamo comunque a fare un'offerta e vediamo quello che succede. Quindi controlla gli spiritelli. Allora, facciamo controllo agli spiritelli. Vediamo cosa ci dice. Loro fanno interazioni maliziose perché a quanto pare gli spiritelli gradiscono. Va bene. Dai, dai, fai l'offerta prima che finisca l'evento. Che finisce alle 2. Quindi proviamo a fare un po' tutte le interazioni. Che cosa curiosa. Wow, che bello. Sì, comunque, ragazzi, è proprio la congrega giusta per la nostra Ginevra, eh. Devo dire che è proprio perfetta per lei. Mi sa che gli spiritelli non sono molto contenti. Accidenti. Spiritelli importuni, per aver comunicato con gli spiritelli. Questa vivace relazione sembra aver preso una piega diversa. Prova ad alleggerire l'atmosfera intrattenendo gli spiritelli con interazioni sociali, maliziose buffe o romantiche seguite con altri sim. Ok, quindi dobbiamo ingraziarci gli spiritelli. Li abbiamo indispettiti. Accidenti. Quindi facciamo delle interazioni buffe, dai. Allora, visto che lei comunque ha un livello di comicità abbastanza elevato perché lo stiamo sviluppando con il nostro corso di laurea, quindi facciamo interazioni buffe. Allora, racconta una barzelletta sulla moda. Vediamo di ingraziarci gli spiritelli, assolutamente. Barzelletta toc toc e facciamo sempre beffo, dai il regalo buffo. Ci stanno rimproverando. Ok, vediamo se così ce li ingraziamo. Ma ci stanno snobbando, ma che cattivi! Ma sul serio? Ah, hanno un grande senso dell'umorismo comunque, devo dire questi. Allora, che altro dobbiamo fare? Che interazioni? Allora, maliziosi, buffe o romantiche? E se no facciamo interazioni maliziose, magari gradiscono di più. Facciamo getta la neve? Ok, no, questo l'hanno gradito comunque, stiamo aumentando l'amicizia. Oddio. Vediamo. Sì, comunque si è divertita, apprezzato, perfetto. Quindi ancora, facciamo ancora interazioni buffe. Facciamo racconta una storia buffa. Vediamo se riusciamo a ingraziarci gli spiritelli. E poi facciamo un'offerta, ragazzi. Facciamo un'offerta, così vediamo se ce li ingraziamo. Oddio, ci si è rivolta una contro, ho paura. Ho paura. Dobbiamo farci cucinare qualcosa da Diana per ingraziarceli. No, niente, comunque sono un po' restii, questi membri della congrega. Dai, dai, proviamo a fare un'offerta. Allora, gli offriamo uno smeraldo, che direi che comunque è un buon metallo. Vediamo se gradiscono. No, ragazzi, non mi uccidete Ginevra, mi raccomando. Controlliamo gli spiritelli, vediamo se adesso hanno cambiato il rumore. No, ragazzi, mi sa di no. Ci odiano, no. Ci odiano profondamente, va bene, fantastico. Ok, facciamo ancora un po' di interazioni buffe, facciamo racconto una storia buffa. Comunque, qui stiamo andando avanti, con gli obiettivi, anche facendo le interazioni. Ok.
Ratna, Vimba e Boo. Però comunque l'amicizia sta crescendo con i membri del gruppo, anche se non ci trattano proprio benissimo. Giornoi Flux, in a bye. Facciamo una cosa, facciamo... di qualcosa di edificante che ho visto che prima ci hanno dato punti, perché probabilmente sono le piantine qui degli spiritelli e quindi ce ne prendiamo cura. Comunque sì, praticamente vedete, ognuno ha gli spiritelli di un colore diverso a seconda della mood che hanno nei confronti della persona. Quindi con loro sono felici, sono verdi, e con noi invece sono un po' giallini. E quindi è un po' un mix di cose, non si capisce niente. Poi c'è un verde più scuro, un verde più chiaro, quindi vabbè, non si capisce nulla, ragazzi. Comunque l'evento è anche finito, quindi penso che possiamo anche andare a casa. Sì. Non so se noi in ogni momento comunque possiamo venire qui e fare cose, anche quando non c'è l'evento del raduno, in effetti. Non lo so. Oh, Shinoi! Sì, comunque ci odiano. Fantastico. Che bello, sì. Che bello, abbiamo cominciato proprio benissimo. Vabbè, miglioreremo, dai, ci impegneremo un po' di più con la nostra Ginevra. Comunque questo è il ritrovo del culto, che è proprio alle pendici di questo bellissimo, scenograficissimo castello. Laggiù si vede in lontananza quella che sembra essere San Maishuno, effettivamente. E effettivamente, ragazzi, con lei ci possiamo teletrasportare. E non c'è neanche bisogno di viaggiare da un lotto a un altro, perché comunque siamo nel nostro quartiere. Praticamente noi a casa ci possiamo direttamente teletrasportare, perché appunto casa nostra è praticamente qua giù. E quindi magari dalle prossime volte faccio così, almeno seguo lei, ma contemporaneamente continuo a seguire, a controllare anche i miei ragazzi. Oh, guardate che figata l'effetto sul tetto, mezzo con la neve e mezzo no, bellissimo. Comunque ragazzi, torniamo a casa, quindi possiamo fare anche un vola qui. Direi che per questo episodio ci possiamo fermare qui, abbiamo esplorato insomma un pochino, siamo finalmente entrati in questo benedetto ordine dell'incantesimo e abbiamo, sì, vedo che Ginevra è sempre molto brava nell'usare la scopa e credo che gli spiritelli si vedano quando lei si mette la tunica, fondamentalmente, e quindi abbiamo visto se la mette spontaneamente quando ci sono i raduni. Comunque, abbiamo cominciato a vedere come funziona, abbiamo cominciato malissimo perché gli spiritelli già ci odiano, ma recupereremo. Comunque direi che è proprio l'organizzazione perfetta per la nostra Gine, nessuno è più adatto di lei per questo tipo di organizzazione. Io comunque direi che per questo episodio ci possiamo fermare qui, io spero che vi sia piaciuto e come sempre fatemi sapere cosa ne pensate con un mi piace nei commenti, e noi quindi ragazzi ci vediamo alla prossima puntata, ciao a tutti!